intende dare un grande contributo all'interno del nostro paese, proprio anche attraverso un momento di esposizione di conoscenza di tutte le migliori aziende, ma anche e soprattutto all'estero, perché noi dovremmo lavorare molto sia sulla contraffazione ma anche sull'Italian Sounding, perché in realtà purtroppo stanno aumentando in modo positivo le esportazioni dei nostri prodotti, ma aumenta ancora di più la copiatura dei nostri prodotti. Quindi assolutamente noi dovremmo diventare la vetrina di eccellenze e di conoscenza. Lei si è interessata molto per promuovere FICO all'estero, in maniera quindi renderlo internazionale. Quanto pensa che peserà questo rapporto internazionale all'interno di FICO? Deve pesare molto, perché noi dobbiamo fare in modo che viviamo delle nostre eccellenze. Per vivere delle nostre eccellenze dobbiamo far crescere il valore del nostro paese e il valore delle imprese. FICO serve a questo. Faccio solo un esempio per capire, i vini francesi hanno un prezzo molto più alto dei nostri all'estero, noi ne abbiamo di qualità forse migliore che vendiamo a meno. Questo non va bene.